A tutti, namaste e ben ritrovati. Oggi facciamo una sessione di yoga, principalmente yin yoga, quindi quello yoga molto lento, dolce, rilassante, per predisporci a una migliore serata e quindi anche poi al riposo. Possiamo fare questa sessione anche appena prima di cena o anche volendo prima di dormire. Questa lezione ti aiuterà a entrare in connessione con te stessa, con il mondo notturno e a predisporre anche la tua mente a un maggior rilassamento. Andiamo a prendere il nostro zafu, se vogliamo possiamo mettere quindi il cuscino sotto al coccige e come sempre, se non riesci a tenere la posizione comoda a gambe incrociate, distendi le tue gambe in avanti nella posizione semidistesa, quindi con le gambe leggermente distese ma non rigide. Inizia a fare qualche piccolo respiro in consapevolezza, quindi qualche micro movimento delle tue spalle, eventualmente anche del collo, come fare un piccolo otto orizzontale col mento per sciogliere la zona cervicale senza forzare, quindi in modo molto dolce. E mantenendo un istante la posizione seduta con la schiena eretta ma non rigida, inizia ad ascoltare il tuo respiro dal naso e a fare un breve respiro yogico quadrato, quindi espirando fino in fondo, trattenendo qualche istante a polmoni vuoti, inspirando e trattenendo qualche istante a pieno, andando piano piano a mettere anche il ritmo di questa respirazione yogica quadrata. Se vuoi puoi contare 6 secondi in espirazione, 3 nella sospensione, altri 6 nell'inspirazione e altri 3 nella sospensione a pieno. E ora per 3 volte andremo a fare il Trayabandha, quindi alla fine dell'espirazione tiro all'interno perineo, quindi muscoli del pavimento pelvico, addome, muscoli della gola, rilasso le contrazioni dei muscoli interni, inspiro e nella sospensione a pieno ancora Trayabandha, quindi 3 sigilli, muscoli interni come risucchiati verso l'interno, li rilasso prima di espirare. Di nuovo trattengo, rilasso, inspiro, trattengo, rilasso, espiro, ultimo ciclo. E poi ritorno a respirare in modo naturale, lasciando ondeggiare sempre un po' il coccige, lasciando il corpo sempre morbido e vado a sciogliere dolcemente la posizione, quindi tolgo lo zafu, sciolgo le gambe e posso tenere un paio di mattoncini o comunque anche un cuscino vicino per aiutarmi nelle posizioni, soprattutto per chi è meno sciolto. Andiamo ad estendere un attimino le gambe, a portare i glutei un po' indietro, a sentire un po' le nostre gambe morbide e da qua ci andiamo a mobilizzare nella flessione in avanti, nella posizione di Paschimottanasana. Inspirando solleviamo le braccia, possiamo anche lasciare flettere un po' le ginocchia, chi non è tanto sciolto non abbia paura. Espiro e inspirando mi aggancio gli alluci, se fatichiamo possiamo semplicemente appoggiarci sui nostri mattoncini oppure prendere un'altra parte del nostro corpo e allungarci piano piano, quindi
inspiro ed espiro, lasciando sempre quella micro mobilità profonda. Chi è molto sciolto e non ha problemi può anche prendere con le mani tutta la pianta dei piedi. Se il collo ti dà fastidio a lasciare la testa in abbandono, puoi mettere sempre un supporto sotto alla fronte, quindi il mattoncino, il cuscino, per sostenere la testa. Da rilassare anche le braccia, a lasciarti srotolare piano piano. Ritornare su con le braccia inspirando, espirando braccia fuori. Posso posizionare il mattoncino qua vicino perché ora proviamo a flettere la gamba destra e ad aprire l'anca. Ovviamente se il ginocchio tocca bene a terra senza fatica mantieni la posizione, altrimenti metti il supporto sotto. E nella posizione di Janushirshasana ti lascia allungare anche qua in avanti o agganciando tutto il piede con le mani intrecciate se ce la fai, oppure sotto la caviglia in un altro punto e cercando sempre di mantenere quella micromobilità profonda. Anche qua se la testa fatica, il collo fa fatica, puoi appoggiare la fronte sul mattoncino. Quindi trova sempre la tua posizione comoda, comoda per te. Fino a risalire piano piano. Inspira con le braccia al cielo. Espirando afferra il ginocchio che era flesso, lo porti su, scavalchi l'altra gamba. Fai un piccolo cerchiolino col coccige come a prendere spazio e nella torsione di Ardha Matsyendrasana ti abbracci proprio col braccio, la coscia opposta e rimani lì. Respira, senti il massaggio della pancia contro la coscia, mantieni il gluteo a terra e ogni respiro immagina di allungarti un po' di più e di ruotare un pochino, sempre senza forzare. Per andare poi a tornare in avanti, sciogliere la posizione e cambiare. Quindi l'altra gamba, apro, metto il cuscino sotto al ginocchio oppure anche senza se la tua anca è abbastanza sciolta. Inspiro, espiro in modo morbido, Janushirshasana, la posizione della testa al ginocchio. Se c'è tensione, sempre trova l'altezza giusta del tuo mattoncino per appoggiarci la fronte sopra. Altrimenti, se sei comoda, appoggi proprio la fronte verso il tuo ginocchio. Respira e lascia che il corpo si allunghi pian piano. Fino a rilassare, a srotolare piano piano. Inspira, braccia al cielo, espira da fuori, prendi il ginocchio, sostienilo e scavalca l'altra gamba. Ancora piccola rotazione del coccige. La torsione del saggio Ardha Matsyendrasana. Giro, respiro, mi allungo, l'altro piede bello flesso. E la prossima espirazione ti lasci tornare in avanti, sciogli le gambe, pieghi le ginocchia, ti prepari a scendere a terra. Adesso qua andiamo a srotolare una vertebra per volta, teniamo le caviglie con le mani e stendiamo bene a terra tutte le vertebre, anche la testa, anche il collo, quindi le spalle lontane dalle orecchie. E nel mezzo ponte legato, scavando con i piedi a terra, srotolo la schiena, salgo, rimango lontano le spalle dalle orecchie e cerco proprio di sentire la zona cervicale bella distesa, mantenendo forti cosce, glutei, i piedi ben radicati, inspiro ed espiro, lasciando che la pancia un pochino si gonfi e si sgonfi col respiro.
fino a ritornare cercando di adagiare a terra sempre una vertebra per volta, il sacro per ultimo, e dall'inspiro braccia oltre la testa, espirando porto le mani sotto alla testa con i gomiti aperti e inspiro in posizione, espirando le ginocchia si spostano di lato, i piedi sono sempre ben separati fra loro, il collo ruota leggermente dal lato opposto, ovviamente non spingere, non deve esserci tensione alla schiena, senti allungare lo psoas, la parte anteriore della coscia, e respira, lasciati allungare pian piano. Nella prossima espirazione ritorna, inspira ed espira Makrasana, la torsione del coccodrillo dall'altro lato, altri tre respiri profondi, lasciando che la posizione si sciolga pian piano. E la prossima espirazione ritorni al centro, chiudendo i gomiti, abbassando le spalle, sostieni la testa da dietro, sollevi la tua testa allungando bene l'area cervicale per andarla via adagiare a terra lunga e morbida, allunghi ancora le braccia oltre la testa e poi agganciando con le mani l'apice delle tue cosce, premi e spingi via le cosce dal tuo bacino, come a fare un'autotrazione della tua schiena, come a prendere le cosce proprio a spingerle via, lasciando la schiena rilassata. Questo movimento scioglie tantissimo la zona lombosacrale. E da qua ti abbracci le ginocchia al petto, in Apanasana ti dondoli un pochino, questo bel dondolio che porta a un senso di autococcola, un abbraccio interno. E poi da lì posizione con le piante dei piedi unite, le anche aperte, ancora puoi fare un po' di autotrazione della tua schiena e con una mano sul torace e una sull'addome ascolta i gomiti rilassati per terra, il respiro diaframmatico e quindi lascia il tuo respiro in modo naturale completo entrare dal naso, gonfiare leggermente addome, torace e petto come un'onda e uscire dal naso sgonfiando addome, torace e petto, come se il respiro entrasse e uscisse dal basso verso l'alto, creando un'onda armonica, rilassante e morbida, che è un tutt'uno. Lascia il tuo viso rilassato. E piano piano lascia anche scivolare le gambe distese, con i piedi che cadono un po' all'esterno, nella posizione di Shavasana, continuando a lasciar fluire il tuo respiro così come l'onda, e se vuoi e se preferisci, lasciando anche le braccia lungo i fianchi, con le spalle aperte, i palmi delle mani al cielo, godendoti proprio quel respiro come l'onda che percepisci sempre morbido dal basso all'alto e quel corpo che si lascia come sprofondare nella terra, andando a sciogliere e a rilassare anche i muscoli più piccoli, profondi, anche quelle microtensioni di cui spesso non ci si rende conto. Immagina col tuo respiro di andarle a sciogliere e di andare a rilassare, a lasciare cadere, sprofondare il tuo corpo pesante e completamente abbandonato alla terra. Ora, con un senso di gratitudine
verso il tuo corpo per ascoltare la tua mente ed entrare in questo stato di pace profonda e anche di gratitudine verso la terra, il letto o la superficie in cui sei sdraiato, lascia che tutto ciò avvenga senza alcuna fatica, sentendo proprio questo senso di pace e di gratitudine. E con questo stesso senso di gratitudine e pace andrai dolcemente a risvegliarti, sciogliendo le estremità, soffiando l'aria dalla bocca per andarti a stiracchiare un pochettino come i gatti quando si stirano, e quindi prendendoti spazio, se vuoi anche lasciando uscire sospiri o sbadigli, per andare poi a piegare una gamba alla volta e a rotolare sul fianco nella posizione fetale con le ginocchia rammicchiate al petto e da lì andarti piano piano a srotolare e a riportare in una comoda posizione seduta, magari con il cuscino sotto al coccige, lo zafo, per ritornare all'ascolto del tuo essere qui e ora, in questo stato di maggior consapevolezza, di maggior pace, rilassamento e armonia col mondo e tutto ciò che ti circonda, riportandoti piano piano all'esterno, soffiando ancora dalla bocca e inspirando dal naso nella posizione di Tarasana, la stella, con le braccia al cielo, i palmi delle mani in alto, le dita aperte, ed espirando con le mani al centro del tuo cuore in Anjali Mudra, ti prepari a tornare alla tua serata, o se già sei predisposto per la notte, te sei già pronto per continuare questa pratica anche durante il riposo, oppure se vuoi fare un'altra sessione di yin yoga per completare la pratica. Ringrazio anche te stesso per essere arrivato fino qua. Namaste.